Migliaia di posti di lavoro persi o a rischio. È questo il risultato della transizione all'auto elettrica tanto voluta dall'Unione Europea e che sta avendo già gravi contraccolpi sociali ed economici. È di questi giorni la notizia che Bosch, il più grande fornitore automobilistico al mondo, intende licenziare fino a 1200 dipendenti nella sua divisione di sviluppo software entro la fine del 2026. Annunciando i tagli, la multinazionale ha citato proprio gli elevati costi legati alla transizione al motore elettrico, gravati dall'inflazione e dall'aumento di costi di materie prime e dell'energia. Anche in Italia la situazione è preoccupante. Dalla GKN di Campi Bisenzio alla Varsiglia di Trieste, dalla Continental di Livorno alla Bosch di Modugno, passando per la Magneti Marelli di Crevalcore. Diverse fabbriche di motori e componentistica auto sono a rischio chiusura. Quanto sta succedendo è risultato di politiche green che non tengono assolutamente conto delle conseguenze sulle filiere produttive, sulle imprese e sui lavoratori. L'estremismo dell'Europa porterà solo a impoverimento, alla crisi dell'industria automobilistica e sta creando le condizioni per un dominio cinese nel settore.